aprile 1965. Paolo VI promulga l'enciclica Mens Maio. Nel secondo anno di pontificato, all'approssimarsi del mese di maggio, Papa Montini esorta i fratelli patriarchi, arcivescovi, vescovi e tutti gli ordinari a indire suppliche alla Beata Vergine Maria, definendo assai gradita e consolante la pia pratica che con fede e amore rappresenta in ogni parte della terra l'omaggio del popolo cristiano alla Regina del Cielo. Dopo aver sottolineato che è maggio il mese nel quale più larghi e abbondanti dal trono di Maria affluiscono a noi i doni della divina misericordia, Paolo VI scrive: «La situazione internazionale, come ben sapete, è oscura e incerta, giacché nuove gravi minacce mettono in pericolo il supremo bene della pace nel mondo. L'ora è particolarmente grave e urge più che mai l'appello a un coro di preghiere». Nel settimo paragrafo dell'enciclica il pontefice aggiunge: «I responsabili della vita pubblica continuino a promuovere e favorire colloqui e trattative a tutti i livelli, pur di arrestare il pericoloso ricorso alla forza con tutte le sue tristissime conseguenze materiali, spirituali, morali». Nell'ottavo capitolo della Costituzione Conciliare Lumen Gentium, dedicato alla riflessione teologica sul ruolo di Maria nella storia della salvezza, la Madre di Gesù viene proclamata Madre della Chiesa. Il 13 maggio 1967, con l'esortazione apostolica Signum Magnum, Papa Montini tornerà ad approfondire il rapporto tra Maria e la Chiesa, sottolineando la singolare maternità della Vergine nei confronti della comunità dei discepoli di Cristo in tutti i tempi.